Grazie. Grazie a tutte e a tutti per essere qui in un momento sicuramente molto importante, a 2 giorni dal pronunciamento della Cassazione che all'interno di questa vicenda che trova coinvolto il Movimento Notav, il Centro Sociale Askatasuna e lo Spazio Popolare Neruda, è un momento cruciale a partire dal quale abbiamo deciso di istituire questa associazione a resistere come risposta a un'accusa infamante di associazione a delinquere che diciamo è l'esito rocambolesco di un'operazione denominata Operazione Sovrano che muove i suoi primi passi nel 2009 e diventa operativo nel 2019, al termine dei quali dopo il fallimento di una tesi iniziale portata avanti da Procure Digos per un'ipotetica associazione sovversiva che poi è stata negata dal GIP che l'ha presa in esame perché non c'è stata evidenza, non c'è stata dimostrazione che ci fossero gli estremi per un'attività sovversiva all'interno di questi movimenti e spazi, ha rimediato sull'accusa estremamente infamante di associazione a delinquere sulla quale appunto la Cassazione giovedì di questa settimana si pronuncerà rispetto alle misure cautelari di 11 compagni e compagne in particolare coinvolte in questo processo per determinare se la loro libertà dovrà essere limitata durante il procedimento del processo o meno. In questi 13 anni di inchiesta la Digos ha raccolto, diciamo, gli riassunti in un documento di 5.000 pagine, composto di 2.000 pagine di annotazioni della stessa Digos, in cui diciamo, è stato riunito e è stata data un'interpretazione come dire, molto poco credibile, ma molto efficace da un punto di vista strumentale e comunicativo per denigrare le esperienze di lotta appunto del Movimento Notav del Centro Sociale Askatasuna, composta da intercettazioni ambientali e che costruita soprattutto su conversazioni intime in camera da letto o sul vagone di un treno, quindi costruendo attorno a frasi appunto nate da conversazioni intime un disegno, un teorema che vede all'interno diciamo del Centro Sociale Askatasuna l'instillarsi come un cancro di un'associazione a delinquere in definitiva composta da 16 persone che userebbe come pretesto la politica per delinquere. Questo accanimento repressivo non stupisce noi come non stupisce le tante persone militanti e non solo in giro e attiviste in giro per l'Italia che quotidianamente mettono in conto questa come dire, incattivirsi dalla controparte. In particolare non stupisce il Movimento Notav che ha fatto della risposta alla repressione un motivo di coesione e solidarietà ulteriore. Sicuramente però la strumentalizzazione delle lotte che da 30 anni il Movimento e il Centro Sociale Askatasuna, che da pochissimo ha festeggiato i 26 anni, questa strumentalizzazione, dicevo, non può lasciarci indifferenti. Ma crediamo che questo momento di attacco vada vissuto come anche un momento di opportunità, un momento di opportunità per esprimere la propria solidarietà, per unirsi alle lotte consapevoli anche del fastidio che queste arrecano e quindi anche della loro efficacia, della loro incisività sulla realtà. E crediamo sia un'opportunità per prendere posizione in un momento in cui le istituzioni tentano un affondo repressivo che sicuramente coinvolge noi, coinvolge i SICOBAS di Piacenza, il Comitato per il diritto alla casa del Giambellino, come è successo recentemente, ma che crediamo siano dei presupposti per un disegno più generale che,
che sicuramente, come si diceva durante l'introduzione, andrà a colpire le future generazioni. Crediamo che l'obiettivo di questa operazione, in definitiva, sia quella di scoraggiare la militanza, ma anche oltre alla militanza, di scoraggiare il mettersi in gioco in questa società, di dire cosa non ci va bene, di sperimentare modi diversi di vivere la socialità e così via. Quindi pensiamo che sia il momento più opportuno per associarsi tutti coloro che si sentono di resistere a un certo modo di stare in questa società. Approfitto dell'occasione anche per dare, come dire, un'opportunità concreta di mettere in pratica tutto ciò. Abbiamo deciso, in vista di in attesa del pronunciamento della Cassazione di giovedì, di fare un presidio permanente allo spazio popolare Neruda, che comincerà giovedì dalle ore 15:30 fino a quando si avranno notizie. Così come se questa data dovesse aggravare ulteriormente il carico di pene e di limitazione delle libertà dei compagni e compagne coinvolte, continuerà la mobilitazione davanti al tribunale già a partire dalla prossima udienza del 1° dicembre. Grazie.